Questo è lo scenario che si è presentato stamani, durante il normale svolgimento del mercato cremonese. Il mancato distanziamento sociale da parte delle persone, il non corretto utilizzo di mascherine, rischia di mettere seriamente in ginocchio una sanità già ridotta allo stremo. Questa è la situazione oggi, questa mattina, stamani, mercoledì, al mercato di Cremona. Una realtà dove non si capisce assolutamente nulla, perché vengono date tante restrizioni, palestre chiuse, ristoranti che la sera non possono aprire, tante realtà, ma la situazione all'interno del mercato è questa. Assembramenti ovunque, non ci sono distanze, molte volte neanche le mascherine, cioè non viene rispettato assolutamente nulla. Quindi la domanda che ci si pone in questo momento è: perché? Io veramente, è oggi il primo mercoledì che vengo al mercato dopo un po', perché anch'io ho avuto un po' di paura a venire fuori. Anch'io sono rimasta un po' allibita, anche perché, se ho capito bene, da domani ci saranno delle restrizioni mica da ridere. Però vorrei dire che sento anche i commercianti che si lamentano, la colpa è nostra perché dobbiamo essere noi i primi ad avere un po' di, come dire, di attenzione, no? Dipende tanto da noi. In un negozio già è diverso perché ti fanno ad entrare poche alla volta e già è diverso, ma qui una si avvicina per guardare anche la bancarella, non si accorge che magari distrattamente c'è gente che la sfiora, cioè come si fa? Voglio dire, al mercato è molto più difficile. Sto cercando di attenermi alle regole, ma vedo che comunque tanta gente, poi c'è sempre quello che